L'Europa comincia a Lampedusa. Questo è il titolo della serata pubblica del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Si è parlato di migrazioni con uno sguardo particolare alla situazione di Lampedusa, isola nel Mediterraneo che ormai da tempo accoglie i migranti che fuggono da situazioni di guerra e conflitti civili, ma che negli ultimi anni è protagonista dei riflettori mediatici della stampa europea. Alla serata ha partecipato Marta Bernardini, operatrice dell'Osservatorio di Lampedusa di Mediterranean Hope, progetto della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Ha sottolineato che Lampedusa è diventato ormai un simbolo politico, sociale, culturale. L'attenzione mediatica non è però sempre trasparente. Raccontare Lampedusa non è semplice, ma una comunicazione errata e superficiale crea ulteriori frontiere. A lei è seguito l'intervento di Yvan Seignet, sindacalista che opera con i migranti nelle aree del Mezzogiorno. Seignet è intervenuto raccontando le sue esperienze. Arrivato in Italia per studiare, ciò che immaginava non si è realizzato. Per pagare gli studi ha raccolto frutta in Puglia, scoprendo il lato oscuro di un paese che toglie dignità a chi vorrebbe invece costruirsi un futuro. Dalla Sicilia al Piemonte la situazione è la stessa. Ora si batte per i diritti di altre persone che seguono un percorso simile al suo. Ospite della serata anche l'onorevole Mario Marazziti, presidente della Commissione Diritti Umani della Camera dei Deputati e membro storico della Comunità di Sant'Egidio. Ha sottolineato i doveri della politica, in primis l'attenzione al linguaggio, alla cultura, alla percezione dell'altro. Secondo Marazziti è errato abusare del termine emergenza. Attraversiamo una fase storica inevitabile, siamo di fronte al più grande fenomeno migratorio dalla Seconda Guerra Mondiale. Infine, le conclusioni da parte del moderatore della Tavola Valdese, pastore Eugenio Bernardini, che ha ricordato che la compassione e la misericordia cristiana comprendono proprio l'aiuto umano e dignitoso dei nostri fratelli in difficoltà.